Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Ci sono persone che hanno una grandissima energia, una grandissima solarità, anche se hanno degli handicap che li limitano in alcune cose. E anzi, è proprio grazie alla loro energia, alla loro solarità, che sembra che questi handicap in realtà non li limitino più di tanto. La persona di cui vi parlo oggi, lo youtuber di cui vi parlo oggi, è molto particolare, un ragazzo che da giovanissimo, credo a 8-9 anni, a seguito di un cancro molto esteso, ha subito l'amputazione della gamba sinistra, la completa amputazione di tutta la gamba sinistra. Adesso è uno youtuber, è un atleta paralimpico, è uno speaker motivazionale e soprattutto, come si definisce nella descrizione del suo canale, è un pessimo rapper. Lui è Josh Sunquist. La sua grande energia si vede nei video che fa, in come vive non solo la sua disabilità. Lui appunto fa lo speaker motivazionale, quindi è una persona comunque con una grandissima energia che condivide con gli altri. È un abbastanza bravo atleta paralimpico, appunto, e nei suoi video, vedete su doobly-doo non solo il link al suo canale, ma anche ad alcuni suoi video, nei suoi video traspare proprio questa energia, la sua frizzantezza. Per esempio, primo video che metto sul doobly-doo è 5 cose che forse non avrete notato sui film Pixar. C'è una cosa interessante, Josh non parla solo degli easter eggs nei film Pixar, ma anche un pochino della sua storia, per cui ho scelto questo come primo video, 5 cose che non avete notato nei film Pixar. Secondo video, che rappresenta anche un po' la sua grande ironia, infatti c'è un passaggio in cui dice «Beh, a questo punto ho pensato due cose. La prima è che fosse una persona che mi segue il mio canale YouTube, la seconda è che fosse una persona che non ha mai visto uno a cui manca una gamba, e ho pensato obiettivamente che era più probabile il primo caso, e sono letteralmente andato a sbattere contro un'iscritta», secondo filmato che trovate sul doobly-doo. E terzo, che è un video che ho trovato veramente toccante, e l'ha pubblicato in realtà l'anno scorso, in occasione della festa della mamma, però è comunque molto attuale, ed è intitolato «La festa della mamma, il giorno della mamma, per gli appassionati di matematica». È il terzo video che vi metto nel doobly-doo, però vi do anche due extra, perché comunque, vi ripeto, è una persona estremamente simpatica, estremamente solare, e merita anche questi due video che vi segnalo, che sono «Investito da un'auto di nuovo», con questa sua grande ironia, e successivo «Doctor Who per appassionati di matematica». E passiamo quindi all'argomento del giorno, con una piccola premessa. Nella stazione spaziale orbitante, e in generale tra il lavoro fatto dagli astronauti, c'è lo studio, il dover imparare a poter fare determinate cose nello spazio, non solo con la tuta spaziale, con i guanti e via discorrendo, quando si fa manutenzione all'esterno, ma bisogna anche imparare a utilizzare tutta una serie di bracci robotici per fare manutenzione, per fare riparazioni, eccetera. Naturalmente pilotare un braccio robotico che debba stringere dei bulloni, debba fare delle operazioni all'esterno, controllandolo dall'interno della capsula con gli strumenti classici, quindi con la tastiera, il mouse, una sorta di joystick, naturalmente è una cosa che richiede una certa pratica, richiede una certa esperienza, richiede un addestramento specifico che può durare alcuni mesi, anche perché ci sono molte difficoltà contro cui si deve andare a sbattere. Ma c'è una cosa che viene sperimentata dalle agenzie spaziali, che rappresenta una grandissima innovazione e che permette di ridurre il tempo per l'addestramento all'uso del braccio meccanico da diversi mesi a veramente poche settimane, in certi casi addirittura veramente 2-3 settimane. Ed è una tecnologia che virtualmente abbiamo tutti quanti in casa, o quasi tutti in casa,
già da un po' di tempo. Mi riferisco a un'invenzione di una grande software house che si è buttata nel campo dei videogame, ossia mi riferisco a Microsoft. E se voi avete in casa un Xbox 360 o un Xbox One, in realtà mi avete già capito, sto parlando del controller Kinect. Questo sistema, che è basato su due telecamere per avere una visione tridimensionale dell'ambiente e un microfono, questo sistema in realtà è abbastanza semplice, che fa una mappatura tridimensionale della persona o delle persone che sono davanti al controller, permette di controllare il videogioco con i propri movimenti. Bisogna faticare tantissimo, ci sono, al di là di giochi con cui si balla, quindi massacranti di loro, ma ci sono moltissimi giochi dove bisogna proprio combattere fisicamente, di tirare pugni, eccetera. Quando Microsoft tirò fuori il controller Kinect, quando uscì sul mercato il controller Kinect, qualcuno volle sperimentare, approfittando di una cosa basilare ma estremamente semplice. Il controller Kinect, fondamentalmente, è un apparato che funziona con la porta USB. Quindi trovarono un modo di alimentarlo e di interfacciarlo alla porta USB di un computer, trovarono un modo per realizzare dei driver per far riconoscere le funzionalità del sensore, che non sono pazzesche. Abbiamo un illuminatore infrarossi, due telecamere, che una fa la profondità e una una telecamera normale, e un microfono. Quando qualcuno è riuscito a collegare il Kinect al proprio computer, è riuscito a utilizzarlo con il proprio computer, ha cominciato a fare i primi esperimenti, a usarlo come mouse, a usarlo per implementare una specie di multitouch da tablet, ha cominciato a utilizzarlo per fare delle cose che Microsoft stessa non si aspettava, successe una cosa molto particolare. Prego. Successe che Microsoft, essendo la casa produttrice, era perfettamente nella posizione di dire «Eh no, scusate, abbiamo prodotto noi, l'abbiamo prodotto per farci videogiochi, l'abbiamo prodotto per collegarlo all'Xbox, è un prodotto che ha una licenza d'uso, è un prodotto che non dovreste utilizzare per fare queste cose». E invece no. Era perfettamente in grado di farlo, l'avrebbe potuto fare, avrebbe potuto dire «Eh no, non è nato per quello». Invece hanno detto «No, aspetta, questo è interessante, ma molto interessante, talmente interessante che Microsoft stessa ha prodotto un alimentatore per collegare direttamente il Kinect in USB, dargli corrente e collegarlo in USB, ha rilasciato pubblicamente le librerie per connettere il Kinect al computer, il driver, tutti i driver, in realtà appunto è una periferica che ha più componenti, tutti i driver per farlo riconoscere al computer, delle librerie pubbliche per poter programmare, ed è rimasto a vedere. Si è creato quello che Microsoft stessa ha chiamato l'effetto Kinect. Nel doobly-doo trovate un video che spiega cos'è questo, tra virgolette, effetto Kinect. Ma per concludere velocemente, la Tedesis ha realizzato un sistema che permette, in una sala operatoria, permette al chirurgo di poter visionare radiografie, ecografie, eccetera, eccetera, della persona che hanno in questo momento sul tavolo operatorio, utilizzando i gesti delle mani, quindi ingrandire, scegliere, archiviare, via discorrendo, zoomare, usando gesti delle mani per aria. Uno dice «Scusa, qual è sta grande novità?» La grande novità è che il chirurgo, mentre sta operando, non ha bisogno di toccare nulla, quindi è una grande innovazione per quello che concerne l'igiene all'interno della sala operatoria. Il chirurgo non deve venire in contatto con radiografie, non deve venire in contatto con ecografie, con fogli di carta, non devono aprire la porta della sala operatoria e portargli qualcosa. Lui ha tutto già lì, può comandare addirittura con la voce, usando il microfono del Kinect, quindi non ha bisogno di venire in contatto con niente, non ha bisogno di allontanarsi, è lì, si alza, fa un gesto, guarda la radiografia, espande, «Ah, ecco, questo è il problema, ok, grazie», e continua a operare senza aver toccato nulla, che è una grandissima innovazione, se ci pensate. Nel doobly-doo, come ultima cosa, io ho comprato un Kinect e un alimentatore
perché mi sono voluto mettere a sperimentare anche io. Mi ha incuriosito questa cosa. Ho collegato il Kinect a una macchina Linux, sono riuscito a usarlo come mouse, adesso nel tempo perso, nel tempo libero, ma nel tempo dimenticato così, ogni tanto sperimento e noto che questo apparecchio è veramente una grandissima innovazione. Ha ragione Microsoft nel dire sì, sono nate delle cose totalmente inaspettate, è stata una grande mossa da parte di Microsoft, questa proprio di consentire a tutti di poter sperimentare con il loro device. E vi chiedo velocemente, prima di concludere, voi cosa pensate di questo? Pensate che apparecchi come il Kinect, device come il Kinect, possono essere delle innovazioni, che il futuro possa muoversi in ragionamenti del genere, non solo per quanto concerne... Prego! Non solo per quanto concerne il gaming, ma anche nell'ambito tecnologico? Ci possono essere delle innovazioni di questo genere? Oppure pensate che queste siano solo passatempo per programmatori senza niente da fare? Ditemi un po' quello che ne pensate! E soprattutto, visto che sono arrivato, ditemi un po' se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto fate pollice in alto e condividete con gli amici, e questo è tutto! Grazie! Potete commentare sullo spazio dei commenti, vi ricordo sempre l'hashtag DDVOTR su Meme o su Twitter, e con questo direi che ho concluso. Grazie a tutti, ciao, e ci vediamo domenica prossima!